Buonasera, benvenuti a questa nuova tornata accademica dell'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo. È la prima del mese di febbraio, ancora in videoconferenza, e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi un nostro socio, il maestro Salvatore Dell'Atti, che è docente di musica da camera presso il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. Il maestro Dell'Atti è anche compositore, direttore di orchestra e musicologo. È un socio molto attivo, devo dire, lo ringrazio per questo. È stato protagonista in passato di varie altre conferenze e questa sera parlerà, come si può vedere in sovrimpressione, di una lettura iconografico-musicale di alcune opere di Luca Signorelli. Non voglio togliere spazio alla relazione, per cui lo ringrazio ancora di aver accettato il nostro invito e gli lascio la parola. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, Presidente. Parliamo di Signorelli, un artista cortonese vissuto tra la fine degli anni 40 del XV secolo e il 1523 e che soprattutto per gli addetti ai lavori non ha bisogno di presentazioni, tanto che già lo stesso Vasari, nel definirlo pittore eccellente, aggiunge che fu nei suoi tempi tenuto in Italia tanto famoso e le opere sue in tanto pregio quanto nessun altro in qualsivoglia tempo sia stato già mai. Le opere del Signorelli che commenteremo traghettano in un'epoca in cui la musica gode grande considerazione e non sono pochi i protagonisti della cultura dell'arte in generale che accanto alla loro attività principale si interessano di musica. Pertanto, non deve stupire se Giorgione si diletta a suonare il liuto, Leonardo la lira da braccio, Tiziano la viola da gamba, Tintoretto il violino e proseguendo ancora Giovanni e Benvenuto Cellini, il primo suonatore di pifferi e costruttore di strumenti e il figlio suonatore di cornetto, eccetera. In sostanza, siamo di fronte ad un modello di artista la cui poliedricità è imprescindibile. L'ambiente della corte, da un lato, favorisce il fenomeno del mecenatismo, dall'altro, grazie alla presenza di grandi personalità come Luca Pacioli, Piero Della Francesca, Franchino Gaffurio, Leonardo da Vinci e altri, genera e sollecita interazioni tra i vari saperi, dando luogo anche a rapporti significativi che sfociano in risultati geniali. Il De Divina Proporzione di Luca Pacioli, per esempio, è concepito come opera a tutti gli ingegni perspicaci e curiosi necessaria, ivi compresa la musica. In questa slide che vedete possiamo osservare Piero Della Francesca che scrive il Trattato di Abaco e nell'illustrare la prospettiva usa il termine sona dal latino sonare. Leonardo considera la musica sorella della pittura e Leon Battista Alberti nel suo De Re Edificatoria si dimostra un convinto assertore nel rapporto di osmosi tra architettura e musica. La musica non è soltanto ornamento, ma necessaria al cortigiano. Allo stesso modo, per l'artista, già dal suo ingresso in bottega, accanto alla pratica del disegno, si rende necessaria una cultura matematica. Parliamo della cosiddetta matematica dell'abaco, disciplina che in botteghe come quelle di Andrea Verrocchio, il quale fu nei tempi suoi orefice, prospettivo, scultore, intagliatore, pittore e musico, non poteva mancare insieme alla musica. Ecco,
È noto che le discipline che facevano parte del quadrivium erano l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica. E a conferma del valore della musica come numerus, ricordo che la stessa trattatistica musicale del XVI secolo risente proprio dell'influenza boeziana, tanto che trattati come il De istituzione aritmetica diventerà ben presto un'opera molto importante sia in campo musicale che filosofico. Nella slide possiamo notare del teorico e compositore rinascimentale Giuseppe Zarlino ciò che deve essere considerato matematica. Si vede nella parte bassa. In questa slide ci troviamo di fronte a delle immagini che si riferiscono al trittico di Naiera 1480-84 di Hans Memling e presentano la maggior parte degli strumenti esistenti già dal Medioevo e visibili anche in alcune opere del Signorelli. Qui il trittico l'ho diviso, la parte sinistra e la parte centrale più in alta, per ingrandire un po' le due ante. La parte centrale presenta la figura di Cristo attorniato da angeli che potrebbero cantare il Salmo 97, cantate Domino, canticum novum. Spostandoci nelle due ante laterali troviamo una serie di strumenti appartenenti alla famiglia a corda, sia a pizzico che ad arco e a fiato. Partendo dal pannello a sinistra abbiamo il salterio, poi questo strumento stranissimo, il nome di tromba marina, che un po' è fuorviante perché poco somiglia, anzi non somiglia affatto, allo strumento che conosciamo tutti della famiglia che è presente anche qui nell'altra anta, che nell'immaginario collettivo sappiamo tutti corrisponde allo strumento della famiglia degli Ottoni. Andando avanti troviamo il liuto, ecco la tromba e la bombarda. Proseguendo con il pannello a destra troviamo una tromba dritta, una tromba da tirarsi, è ben visibile per la culisse, l'organo portativo perché si porta, a differenza di quello che si posa, che è chiamato appunto organo positivo, poi infine l'arpa e l'ultimo è la viella con l'arco. Ritornando alle opere dell'artista cortonese, dal punto di vista iconografico-musicale e da una prima ricognizione sono individuabili pochi strumenti a fiato, qualche percussione ed una certa varietà di strumenti a corda, sia a pizzico che ad arco. Tra questi ultimi colpisce particolarmente la presenza costante del liuto, strumento molto importante per l'epoca, tanto che il teorico Giovanni Maria Lanfranco non esita a definirlo il più perfetto strumento di tutti gli altri. La pala di Sant'Onofrio presenta una serie di personaggi. In alto al centro della scena in trono la Vergine col bambino. Sotto il primo gradino San Giovanni Battista e San Lorenzo e più in basso Sant'Onofrio ed Ercolano. Concentrandoci su un'altra figura centrale, osserviamo un angelo seduto in basso mentre accorda lo strumento che corrisponde appunto al liuto. Si vede il movimento delle dita della mano sinistra che svita il pirolo, mentre con il pollice dell'altra mano l'angelo agisce sulle corde per produrre il suono e, porgendo l'orecchio, è intento alla ricerca dell'intonazione. Passando alla prossima slide, il particolare di questa immagine ci permette di osservare, attraverso una serie di particolari, tenuta dello strumento e relativa azione degli angeli, lo strumento sia nella fase dell'accordatura che nel momento in cui viene suonato. Si tratta della Vergine e il Bambino in trono con santi e angeli che fanno musica, di Bartolomeo Montagna. Se nella pala di Sant'Onofrio abbiamo notato la cassa formata da doghe,
Nel particolare dell'opera qui rappresentata del Montagna è più visibile la tavola armonica con la rosetta intagliata e il relativo ponticello. Il manico termina con il cavigliere, ove vengono avvolte le corde attraverso i piroli, chiamati anche bischeri. Sono le viti dove si avvolgono le corde. Intervenendo così per l'accordatura con la regolazione della tensione della corda. In realtà, più che corda, si dovrebbe parlare di cori o ordini, in quanto, fatta eccezione per la corda più acuta, che è singola, gli altri ordini si presentano in coppia. Purtroppo, però, avvicinandoci a questa immagine, pur tentando con varie ipotesi, non abbiamo altri elementi utili per risalire alla musica che si sta eseguendo e quindi non possiamo sapere che musica fanno gli angeli. In questa opera, come in quelle di Signorelli, da me finora esaminate, manca un indizio importante, ovvero il cartiglio con la musica scritta, come risulta in alcune opere anche del Rinascimento. Solo per ricordare due esempi, l'adorazione dei magi del Ghirlandaio, ove è riportato, come si può vedere, l'incipit del Gloria in notazione gregoriana e su tetragramma, ben visibile nel riquadro a destra, no? Ecco, nell'altra slide abbiamo il secondo esempio, ritratto di musico, di Leonardo, ove pur nell'incompletezza dell'immagine si vedono delle note musicali che si muovono all'interno di un esacordo ascendente, il tutto rigorosamente notato attraverso la scrittura mensurale bianca dell'epoca. Ritornando al nostro liuto, ecco una brevissima descrizione dello strumento. Il brevissimo ascolto che verrà dopo nell'interpretazione dell'ensemble Bella Gerit di Urbino ci permette di individuare all'inizio le sonorità dei liuti ai quali si aggiungono altri strumenti. Si tratta di una composizione dal titolo Bella Gerit, rappresentata come manoscritto tra le tarsie lignee, entrando a sinistra nello studiolo del Palazzo Ducale di Urbino, a testimonianza sia delle doti di condottiero che della grande considerazione dell'arte in generale da parte di Federico di Montefeltro. Capitanò guerre e coltivò le arti Federico, il più grande condottiero in patria e fuori. A questo punto partirei con il brevissimo ascolto. E questa era l'immagine. Ecco, passiamo alla prossima slide e rientriamo nei lavori del Signorelli, facendo una breve incursione sugli strumenti a fiato. Ecco la rara immagine dell'Educazione di Pan, un'opera vicina alla committenza di Lorenzo il Magnifico, purtroppo andata distrutta a causa di un bombardamento dei musei berlinesi durante la Seconda Guerra Mondiale. La ricchezza dei personaggi si intreccia a concezioni filosofiche e mitologiche, presentando la divinità etrusca, Pan, come messaggera di pace campestre, mentre gli anziani sono concepiti come i saggi e la fanciulla come simbolo della bellezza. Se la presenza dei corpi nudi, come evidenzia il Vasari, è che si possano si bene con arte e difficoltà far parer vivi, quella dei musici esprime l'armonia della natura che si trasferisce in quella della musica. Per quanto concerne gli strumenti, si può notare una siringa, flauto di Pan, appoggiata sul ginocchio della figura della divinità etrusca seduta al centro.
Tra i vari personaggi che gli sono intorno possiamo individuare diverse figure come il giovane in piedi, l'alto sdraiato e la ragazza, ove ognuno suona uno strumento a fiato, corrispondente ad un tubo di diversa lunghezza, la fistula, strumento in uso nei pastori. Andiamo avanti, la prossima slide. Ecco, ci troviamo di fronte all'adorazione dei pastori. Se nel primo piano la scena a semicerchio presenta da sinistra i pastori a seguire gli angeli, Maria e Giuseppe col bambino al centro, nello sfondo roccioso tra le varie figure richiamo l'attenzione a quella in alto a destra, ove è presente uno zampognaro intento ad allietare la scena con qualche pastorale natalizia. Ecco, questa scena, oltre a inserirsi nel grande tema del Puer Natus Est, offre l'occasione per evidenziare il forte legame tra la musica e la natività dell'antico strumento aerofono. Come si evince dal particolare, sono appena visibili le canne di diversa lunghezza collegata all'otre. Con la Madonna, col bambino e santi ci accostiamo più in particolare agli strumenti a corda. L'opera è conservata presso il Museo Statale d'Arte Medievale Moderna di Arezzo. La scena presenta la Madonna col bambino in braccio e il Padre Eterno proteso sopra di lei, attorniato da angeli. A sinistra è visibile Santo Stefano con lo sguardo al cielo e altri personaggi, tra i quali San Girolamo. Ancora una volta, concentrando la nostra attenzione sul piano iconografico musicale, troviamo in basso al centro il re Davide che suona il salterio, mentre nel piano superiore due angeli musicanti ai lati di Maria. Di fronte a tale bellezza e varietà di strumenti, ci stiamo avvicinando sempre di più al tema del concerto degli angeli, Concentus Angelorum, che già nelle opere del Beato Angelico possiamo ravvisare esempi mirabili. Si tratta solitamente di concerti angelici che si realizzano in presenza di soggetti o scene come la Vergine, quindi incoronazione, assunzione con il bambino, eccetera, oppure Cristo Pantacratore, i Santi, la Natività, Ascensione di Cristo, eccetera. Ritornando all'opera, possiamo aggiungere che lo strumento suonato e associato anche a Re Davide per il canto di inni che si accompagna con il salterio lascia supporre che la parte più melodica e polifonica viene affidata al liuto, lato sinistro in alto, e già incontrato prima, mentre alla viella, strumento a destra, anzi, dato il periodo, possiamo anche chiamarla viola da braccio. Ecco, può inserirsi sia nella parte del canto che nel basso, all'interno del trio degli strumenti a corda. Il prossimo brano, dall'esplicito riferimento mariano, ha il titolo Maria Matrem Virginem ed è tratto dal Livre Vermeil de Montserrat, fine XIII, inizio XIV secolo, qui riproposto nella singolare interpretazione di Jordi Savall. Vermeil, ricordo, perché dal colore rosso. Celebrate Maria Vergine Madre, concordemente celebrate Gesù Cristo. Può partire l'ascolto e il video. Thank you.
Riprendiamo la prossima, passiamo alla prossima slide. Si tratta dell'incoronazione della Vergine con angeli e santi. Sostanzialmente abbiamo gli stessi strumenti appena visti, anche se ora sono quattro. Il quarto è nascosto e corrisponde all'angelo collocato più in alto a sinistra. Per alcuni aspetti la scena ricorda l'incoronazione della Vergine e santi del Botticelli,
opera precedente a quella del Signorelli, più ricca ed altrettanto importante sul piano iconografico musicale. Ad ogni modo, come accade non di rado, si assiste talvolta alla rappresentazione degli strumenti anche parziale, tanto che sovente può costituire un problema per la stessa identificazione. In questi casi, per alcuni aspetti, sembra che all'artista interessi altro, piuttosto che l'intera visione dello strumento. Azzardando, accade qualcosa di simile durante la rappresentazione di un'opera lirica in teatro, ove, volendo riservare la visibilità a ciò che accade sul palco, si colloca l'orchestra nel golfo mistico, no? La cosiddetta buca, con il risultato di non rendere visibile interamente i singoli strumenti. Passiamo alla prossima slide. Ecco, Assunzione della Vergine. Con quest'opera approdiamo un vero e proprio ensemble, ove dal complesso strumentale emerge ancora una volta il senso dell'armonia. Il dipinto proveniente dalla cattedrale di Santa Maria Assunta si trova presso il Museo Diocesano di Cortona. Il risultato globale dell'intera scena, movimento, colori, eccetera, esprime l'armonia del concerto angelico che si contrappunta con il resto dei personaggi. Al contegno decoroso della Vergine, seduta con le mani giunte, si contrappone nella parte bassa la scena degli Apostoli, collocati intorno al sarcofago vuoto, che appaiono increduli. E lo stesso sguardo in alto da parte di qualcuno sembra quasi voler cercare di comprendere il miracolo. Soffermandoci sulla parte superiore del dipinto, possiamo notare una disposizione simmetrica, esattamente 5 suonatori per lato. Partendo da sinistra, possiamo vedere chiaramente 3 angeli che suonano il liuto. Segue più in alto, vicino alla Vergine, un personaggio con la barba che suona il salterio, mentre, poco più in basso, alla sua destra si intravede uno strumento appoggiato sulla spalla sinistra di un altro angelo. Passando al lato destro ritroviamo altri 3 liuti. Interessante osservare nel gioco delle simmetrie come l'angelo più in basso sembra accorgersi dell'intonazione non perfetta dell'altro liuto sopra, tanto che quest'ultimo si appresta a migliorare l'intonazione mentre suona, diversamente dalla scena al lato opposto, ove lo sguardo dell'angelo più in basso è funzionale per una migliore intesa. Continuando la descrizione del lato destro, più in alto troviamo uno strumento a fondo piatto con archetto posto sopra le corde, già visto prima. Spostandosi verso il centro, più vicino alla Vergine, troviamo uno strumento a percussione, come si evince dalla mano destra dell'esecutore corrispondente al tamburello. Si può osservare uno strumento senza membrana con una doppia fila di cimbalini intorno alla cornice, utili per produrre l'effetto del vivace tintinnio. Il risultato è una grande polifonia con un contrappunto così raffinato, quasi destinato alle purgatissime orecchie dei principi. Ora la musica, anche dal punto di vista immaginativo, è diventata molto difficile per tutti. E passiamo alla prossima slide. L'immagine si riferisce alla cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto, ove è presente il ciclo di affreschi Storie degli ultimi giorni, opera monumentale iniziata dal Beato Angelico e che, basandosi sui Vangeli, l'Apocalisse di Giovanni, la Leggenda Aurea e altre fonti, verrà completata dal Signorelli tra la fine del 400 e l'inizio del 1500. Passiamo all'immagine successiva. Subito a destra troviamo la resurrezione della carne. Pur non ignorando concetti relativi alla meditatio mortis, l'artista si proietta verso una sorta di evoluzione della reincarnazione. Infatti, nella scena destra,
si passa dalla fase scheletrica a quella intermedia, in cui i corpi nudi riacquistano muscoli e pelle fino al più vigore fisico, ove in alcune figure, in fondo a sinistra, danzano. Le due lunghe trombe che troviamo nella parte superiore smettono di essere strumenti che partecipano al concerto angelico per assumere la funzione di segnale. Passiamo alla prossima slide. Ecco, ora la scena si riferisce alla salita al paradiso e chiamata all'inferno. Al solito sorvolo sui tanti dettagli, limitandomi a segnalare la ricchezza della scena, che vede separati i dannati dai beati, con rimandi danteschi, ma anche gli arcangeli. Per soffermarci sulla parte sinistra, ove possiamo osservare come in una sequenza filmica la salita degli eletti condotti e guidati dagli angeli musicanti. Anche ora trattasi di un quartetto formato da tre strumenti a corde pizzicate già incontrati e probabilmente da uno strumento a fiato, e quello più in alto probabilmente potrebbe essere una sorta di aulos. E passiamo ora alla slide successiva. Portandomi verso la conclusione e prima dell'ultima scena degli affreschi, presento velocemente altri due strumenti che vedremo a breve nell'ultima opera del Signorelli. Mi riferisco all'arpa, strumento a corde pizzicate di antichissima storia, che in una certa simbologia viene associata al re Davide, alla Santissima Trinità o addirittura all'occhio di Dio. Il secondo strumento corrisponde alla viola de mano, per distinguerla da quella d'arco, ovvero cum arculo, e che in questa occasione possiamo chiamare anche viola da mano. Se il primo è rappresentato a forma di triangolo, l'arpa, il secondo corrisponde ugualmente ad uno strumento a corde pizzicate, molto simile alla chitarra, come si può dedurre da questa incisione di Marcantonio Raimondi nel ritrarre probabilmente il bolognese Giovanni Filoteo Achillini, letterato, umanista e musicista. E passiamo alla prossima slide ed ultima. Con i beati in paradiso ritorniamo al ciclo degli affreschi di Signorelli. Rispetto a tutte le opere descritte, gli strumenti musicali raggiungono una varietà tale da proiettarci a quella musica celestiale. Più che descrivere gli strumenti ormai tutti noti, mi soffermo sul tema molto affascinante della percezione nel paradiso. Parliamo di musica realizzata in cielo, attraverso un'armonia talmente perfetta che, secondo San Bonaventura, tutto ciò che si ascolta lassù corrisponde ad una percezione immensa, immersa in un suono piacevolissimo e corrispondente ad un tipo di musica inudibile al genere umano. Trattasi di un ascolto musicale che è negato anche all'orecchio più educato e raffinato, in quanto è concepito in particolare per la lode di Dio, della Vergine Maria e per dilettare le orecchie dei beati. Secondo le testimonianze di quest'ultimi, sentire cantare e suonare in cielo così soavemente, ogni musica realizzata sulla terra risulta uno sconcerto. Al genere umano è riservato solo l'ascolto della musica prodotta dagli strumenti, voce compresa, la cosiddetta instrumentalis di boeziana memoria, e corrisponde all'ultima di tre generi. Ricordo che nella tripartizione, alla quale va considerata anche la musica umana, esiste anche quella mondana. Questa, oltre a essere considerata nell'ordine la prima, chiama in causa il cosmo, la musica delle sfere, basandosi sull'idea dell'armonia e non sul suono acusticamente inteso, ha bisogno di una percezione più speculativa, raffinata e superiore
affinché possa avvicinarsi all'armonia celeste, l'unica perfetta e inudibile. Pertanto, essendoci concesso solo l'ascolto della musica instrumentalis, di fronte a questo tipo di opere, ove presente la musica, non ci resta, passandomi il termine, che ascoltare solo con gli occhi e con letizia, affidandoci al contempo ai grandi capolavori della musica dei secoli XV e XVI. Ritornando alle opere di artista come Signorelli, ove è possibile avvicinarsi a quella bellezza atemporale e armoniosa prodotta dalle grandi menti del Rinascimento, concludo citando Leon Battista Alberti, con l'invito a ripensare a quei numeri che hanno il potere di offrire gradevolezza all'orecchio, gli stessi che possono riempire di mirabile gioia gli occhi e l'animo nostro. E chissà se in un rapporto molto più intimo con il Padre Celeste anche noi si possa percepire, come accade durante l'estasi dei santi, la musica dei cori celesti. Grazie. Grazie, molte grazie per questa esposizione ricchissima e veramente di grande interesse. Insomma, è sorprendente la qualità e la varietà degli strumenti musicali rappresentati nelle opere del Signorelli, e insomma poi le osservazioni che ha fatto e le considerazioni che ha aggiunto sono state veramente di grande interesse, per cui la ringrazio per questa conferenza. A questo punto, se ci sono delle domande, si possono utilizzare i canali soliti, cioè la chat attraverso YouTube o attraverso Facebook, e il maestro Dell'Atti è a disposizione per rispondere sicuramente. Per ora sembrerebbe di no. Anche qualche curiosità, naturalmente, che riguardi magari la tipologia degli strumenti rappresentati. La vihuela, dico bene? Dica, professore, la sento. La vihuela. Vihuela de mano. Ecco, è naturalmente l'espressione è spagnola, immagino. Bravissimo, sì. Nasce alla fine del XV secolo in Spagna. Ecco, volevo aggiungere questo piccolo particolare, così partendo dalla sua interessante domanda, osservazione, che parlare di questi strumenti è un po' come avventurarsi in una sorta di selva oscura, nel senso che intanto dobbiamo considerare che l'artista, pur molto indottrinato da questo punto di vista, comunque ha sempre la facoltà di ricorrere all'invenzio. Prima cosa, questo significa che possiamo trovare anche dal punto di vista iconografico musicale degli strumenti molto curiosi, strani, insomma. L'altra cosa è che a volte non è cosa facile individuare lo strumento. L'altro elemento che dobbiamo tener conto è che uno strumento da un paio d'anni, cioè passati un paio d'anni, possono anche essere nominati in maniera diversa. L'altra considerazione ovviamente dipende sempre a quale tipo di fonte facciamo riferimento. Se facciamo riferimento a delle fonti letterarie, per esempio a dei trattati, ci sono alcuni trattatisti appunto che citano uno strumento con un nome piuttosto che un altro. E poi l'altro elemento che praticamente
dobbiamo tener conto è anche la lingua, per cui uno strumento in un paese viene denominato in un modo e in un altro. Il caso, per esempio, della viola da mano, con la viola da mano, noi traduciamo come viola da mano. Ecco, una cosa che volevo aggiungere è di pensare questi strumenti, un po' si è visto anche in questo bellissimo video, quando abbiamo visto e ascoltato Maria Matrem, perché erano visibili molti degli strumenti presentati attraverso le varie slide, che si tratta, quando parliamo anche di questi strumenti, una sorta di teatro musicale degli strumenti. Non a caso nel 1619 Praetorius ha scritto proprio un trattato dal titolo Teatrum Instrumentorum, dove con delle sciagrafie e varie immagini presenta ed illustra gli strumenti del 1600, ma sono gli strumenti che esistevano già prima. Ecco, un po' quello che succede anche in altri tipi di fonti. Approfitto del fatto che non ci sono domande via chat, per una curiosità ancora, ma esistevano a quel livello cronologico abbastanza alto, direi, insomma, delle scuole artigiane per la fabbricazione di questi strumenti, oppure prevaleva, diciamo, l'estro individuale, cioè che magari qualcuno se li faceva anche da sé, cioè c'era una tradizione di produzione, ecco, di questi strumenti, degli strumenti a corda. È una domanda da naturalmente da incompetente, però incuriosisce. Sì, prima non so se sono stato chiaro, ho citato tra i vari personaggi, no, del periodo, Giovanni e Benvenuto Cellini, padre e figlio. Il padre era strumentista, suonava i pifferi, che non erano volgarmente da considerare come un flauto, ma erano strumenti che suonavano nella cappella alta, cioè in pratica in ambienti aperti, contrariamente invece alla cappella bassa, invece dove troviamo suoni e strumenti da una sonorità molto più intima, più dolce, eccetera, eccetera. Ecco, il padre Giovanni era costruttore di vari strumenti, quindi c'erano queste botteghe, ecco. Esatto. Un po' quello che dopo noi conosciamo con il termine liutai. Ecco. Sì. Liutai, qualcuno parla anche di chitarrai, eccetera, eccetera. Quindi esistevano. Ecco, qui vedo... alla mia delle domande, per favore, a forse qualche altra notizia sul trittico di Naiera, è connesso con l'omonima città spagnola? Questa è una domanda molto particolare, molto specifica, che richiederebbe molto tempo. Allora, anche qui troviamo, è una fonte, qui sembra veramente come un teatro degli strumenti, cioè i protagonisti qui sono gli strumenti. È connessa all'omonima città spagnola. Ecco, io non sono molto certo, ma presuppongo di sì. E comunque la cosa importante da sottolineare è che sono strumenti che esistevano già precedentemente. Ecco perché, per esempio, l'ultimo strumento c'era alla destra, l'ho chiamata viella. Non so se ho risposto. Non so se ci sono altre domande. Per ora non sembra. Bene, se non ci sono altre domande, come appunto pare che non ce ne siano, a questo punto ringraziamo il maestro Dell'Atti per questa, ripeto, molto interessante esposizione e do appuntamento alla prossima videoconferenza dell'Accademia Petrarca, che speriamo sia l'ultima, non in senso assoluto, ma in video, perché conteremmo, se le cose come parrebbe, facendo tutti gli scongiuri del caso, migliorano,
e considerando che già altre istituzioni hanno ricominciato a tenere le loro manifestazioni, le loro conferenze in presenza, pur naturalmente con tutte le cautele del caso, penseremmo appunto che a partire da marzo dovremmo riprendere le conferenze in presenza, magari nella versione dual, cioè sia in presenza che in diretta streaming, però ritornerebbe la presenza comunque. Allora, l'ultimo appuntamento, per il secondo e ultimo appuntamento per il mese di febbraio, ancora in video, solo in video, è per venerdì 25 e si tratterà di una conversazione di due professori universitari, il professor Franco Franceschi e il professor Alberto Luongo dell'Università di Siena, su un tema, cioè l'impresa e mobilità sociale ad Arezzo nella seconda metà del 300 dopo la Grande Peste, quindi la ripresa produttiva dopo la Grande Peste, che è argomento appunto di un libro recentissimo di uno dei due relatori, che è appunto il professor Luongo. Quindi questo appuntamento, ripeto, è per venerdì 25 alle 17:30. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a voi e buonasera.